Buonasera, bene, Skype dice che ci avverte che stiamo registrando. Questa sera la trasmissione tratterà del caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. La storia la conoscete tutti e riguarda appunto l'assassinio della povera Giulia. Uccisa dall'uomo che diceva di amarla. Per fortuna questa sera insieme a me c'è il dottor professore, criminologo, Ciao psicologo Luca Tacchi. Buonasera Luca. Frank, salutiamo anche Angelo che è in spirito, presente in spirito. Infatti ti volevo chiedere se non sentivi un certo vuoto, una certa mancanza questa sera nella trasmissione. Ciao Angelo, colgo l'occasione per salutarti e spero di rivederti al più presto. È in contumacia, è in contumacia. Questa sera sì, ci ha lasciati soli. Siamo soli soletti, io e Luca Tacchi. Vorrei iniziare raccontando un pochino la storia, la faccio molto breve perché ormai la storia la conoscono anche le pietre, visto che se ne è parlato tantissimo in questi giorni. Allora, Giulia ha 22 anni, viveva a Viconovo, a Venezia, in provincia di Venezia, studentessa in ingegneria biomedica all'Università di Padova ed era prossima a discutere la tesi. Filippo Turetta, 22 anni, anche lui iscritto alla stessa facoltà ed era di Torreglia, è di Torreglia, in provincia di Padova. I due avevano avuto una storia durata circa un anno, che era finita per volontà di Giulia, ma continuavano a frequentarsi come amici e qualche volta a studiare insieme. L'11 novembre scorso, lui, Filippo, passa a prendere Giulia con la macchina e si recano a un centro commerciale dove poi verranno ripresi anche da una telecamera perché stanno cenando in un fast food del posto. L'ultima notizia di Giulia si avrà alle 23 quando manda un messaggio a sua sorella Elena. Da quel momento i due spariscono. Ci sarà poi la notizia che di un signore che alle 23:15 noterà due ragazzi litigare in un parcheggio di Fossò con la ragazza che chiedeva aiuto. L'uomo immediatamente si arma e quindi chiama immediatamente le forze dell'ordine. Capisce che c'è qualcosa di esagerato nella lite, tanto è vero che lui parla di un ragazzo che picchia la ragazza pesantemente. La ragazza cerca di fuggire, lui la raggiunge e continua a pestarla anche una volta che lei è caduta a terra e poi viene riportata in macchina. Inizia così un folle viaggio con Filippo e Giulia che sicuramente non è consenziente a questa fuga, anche se l'inchiesta viene aperta come allontanamento volontario. La macchina, la Fiat Grande Punto, verrà avvistata in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Alto Adige, e al confine con l'Austria e infine in Germania. L'inchiesta dopo il racconto fatto dal testimone diventerà nel frattempo per tentato omicidio a carico di Filippo. È sabato 18 quando le forze dell'ordine comunicheranno il ritrovamento del cadavere della povera Giulia. È stato il cane molecolare Jäger a trovare il suo corpo in una scarpata della Val Galtea, vicino al lago di Barcis, in Friuli. Il corpo era coperto da sacchi della spazzatura. A un primo esame eseguito dal medico risulterà che la ragazza ha subito almeno 20 coltellate fra la testa ed il collo. Anche le mani, mi sbaglio, ci cioè sono anche ferite da difesa. Anche ferite da difesa della ragazza, sì.
Il primo esame comunque ha parlato di 20 cortellate, ma naturalmente dobbiamo attendere la perizia per sapere esattamente ciò che le è successo. Il giorno successivo, Turetta, verrà arrestato, a pochi chilometri da Bad Dürrenberg, vicino a Lipsia, in Germania orientale. Quindi una settimana dopo, l'inizio della fuga, lui viene fermato a circa 1.000 chilometri, dal luogo di partenza e in un'autostrada, al lato di un'autostrada, fermo, probabilmente perché senza benzina, e viene notata da una pattuglia delle forze dell'ordine tedesche perché è con i fari spenti. Ora l'accusa chiaramente è di omicidio volontario aggravato e Filippo non si è opposto all'estradizione che dovrebbe avvenire appena possibile. Un'ultima cosa, qui finisce questa storia per adesso. Voglio aggiungere due note. Innanzitutto, l'ottimo comportamento del testimone che ha capito del pericolo che stava, di quello che stava accadendo fra i due ragazzi, ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. E lo stesso ha fatto un cittadino tedesco che è proprietario di una pompa di benzina e che nel prendere i soldi dal distributore automatico ha notato un biglietto da 20 euro sporco di sangue. E anche lui ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine, dando conferma alle forze dell'ordine che erano già sulle tracce di Tourette che quello era il percorso giusto per acciuffarlo. Ora, la domanda, che ti voglio fare da Luca è quella più banale, ma probabilmente quella più fondamentale. Perché è capitato questo? Bene, bene, per modo di dire, bene. Allora, devo fare numerosi disclaimer prima di parlare. Perché? Prima cosa perché è un fatto che ancora è in fase di conclusione, cioè ancora Filippo non è rientrato, e non ha testimoniato, non abbiamo ancora dichiarazioni. Io la questione l'ho seguita in modo frammentato, cioè non ho guardato la televisione, ho seguito soltanto alcune questioni che sono uscite su vari canali. Mi sono appassionato alla vicenda per quanto riguarda alcuni risvolti di natura giornalistica che poi discuteremo. Altro disclaimer fondamentale: non credo nel femminicidio, ovvero non sono un seguace della teoria del femminicidio, cioè io seguo la Costituzione, quindi io reputo gli omicidi omicidi. Poi la questione giornalistica del femminicidio, cioè del problema dell'omicidio delle donne operato da compagni, esiste e ci siamo. Però dobbiamo fare un attimo un distinguo, ok? La Costituzione parla di omicidio, sia esso la vittima un uomo, un bambino, una donna, un anziano, una madre, un padre, un figlio, ok? Si chiama omicidio. Poi ci sono degli aggravanti, ad esempio proprio il fatto di avere dei rapporti affettivi, di parentela, more uxorio o proprio di essere coniugi, ci sono delle aggravanti, ci sono le aggravanti dei futili motivi, ci sono le aggravanti della premeditazione, della crudeltà, dell'overkilling, ok? Ci sono tantissimi poi aggravanti. La questione dal punto di vista criminologico del femminicidio, quindi non è per questo appunto bisogna stare attenti. Io per questo non mi voglio tirare dentro né fuori dalla questione. Siccome è una questione di è più una. No, non vedetela come una questione criminologica, più una cosa giornalistica oppure più comportamentale e sociologica. Ok? Noi ci dobbiamo interrogare su uno: è vero che sono in aumento i casi di femminicidio? Usiamo la parola perché giornalisticamente è questa, ok? Ma uno, è vero che sono in aumento o ci sono sempre stati? E questo bisogna capire.
E poi, ma soprattutto, la domanda quella più intelligente è: al di là dell'esserci o non esserci, di essere superiore o inferiore, cioè di quella che poi può essere la questione statistica, che è un numero freddo che non ha senso, è possibile finalmente riuscire a intervenire su quel rating, su quel numero e abbassarlo? Ok? Questo allora, se la trattiamo in questo argomento, cioè di dire la problematica femminicidio, e quindi non è una questione da buttare lì in caciara come propaganda, ma per evidenziare un argomento che al di là poi della statistica deve essere portato a zero, è impossibile, e poi capiremo perché, però essere ridotto comunque, perché il trend, secondo gli studi bene o male dei ministeri e delle procure, degli osservatori, più o meno è stabile, ok? Non c'è un'esplosione di violenza tale da, più o meno è un andamento purtroppo stabile, quindi è una brutta normalità, ok? Poi, altro disclaimer, è una questione su cui poi è partito una propaganda e contropropaganda, a partire dal femminicidio, l'educazione scolastica, posizioni pro e contro, ok? Io non mi voglio tirare dentro questo, io cercherò di dare una visione il più laica possibile, quindi io come non entrerò sulla questione femminicidio dicendo se è giusto o sbagliato, sappiate che appunto per me, io seguo la Costituzione, quindi non mi interessa proprio la faccenda, non devo perorare nessuna causa, nessuna delle cause, non devo difendere nessuno né cosa di nessuno. Però che ci sia una questione di ambito sociologico, comportamentale, culturale e morale su cui si può riflettere, va benissimo, quello deve essere, ok? Bisogna trovare, cercare di capire quali sono. Io cercherò però di darvi tutte e due le visioni, ok? In modo che poi ognuno liberamente, quei limiti che chiaramente io ho una visione mia che sicuramente riuscirò a spiegare meglio, è una visione che non è mia, che cercherò di trasmettervi nel modo più laico possibile, però è normale, non sempre riuscirò magari a dare la stessa enfasi, però cercherò di essere più laico possibile, quindi in modo che tutti si possano fare la propria idea, e io rispetterò qualunque idea. Perché? Da cosa parte questo? Dalla sorella Elena, che ha fatto una dichiarazione molto precisa e puntuale a favore di telecamera, e su quello poi si è aperto chiaramente un dibattito violentissimo sulla questione della mascolinità tossica. Ok? La mascolinità tossica a me va benissimo come dichiarazione, però non è detto che poi si possa vedere, capire cos'è la mascolinità tossica, perché per alcuni è di un tipo, per altri sarà di un altro. Però qui si può parlare di mascolinità tossica, vedremo. Giustamente Franca mi ha fatto la domanda: perché si arriva a tanto? Allora, la questione è uscito l'audio della Giulia che chiedeva quasi ingenuamente aiuto agli amici, perché iniziava a capire che c'era qualcosa che non le tornava. Ed era in quella fase dove sto volentieri con la persona, lo sento volentieri, lo cerco perché lo voglio cercare, però poi dopo avviene qualcosa che mi fa pensare che non è giusto, cioè c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che mi fa stare male poi, ed è come praticamente una sorta di, è come può essere una dipendenza, ok? Cioè la dipendenza, io voglio ubriacarmi perché sto bene quando mi ubriaco, quando penso di ubriacarmi, quando arrivo ad ubriacarmi,
quando raggiungo il punto di ubriacatura poi sto male. E allora vuol dire che era, al di là poi delle questioni appunto di genere, c'era già un rapporto tossico, va da sé, cioè c'era un rapporto che già aveva una stortura, aveva un non era più un gioco alla pari, in equilibrio, un'unione di sentimenti, ma era un qualcosa che era, cominciava a essere guasto. La prima cosa che ho pensato quando perché la questione Giulia è diventata così importante dal punto di vista mediatico in questo periodo? Perché abbiamo seguito l'evoluzione del crimine. Sono spariti, venivano dipinti come una coppia di ragazzi normali, tranquilli, bla bla bla. Poi siamo venuti pian piano a sapere che c'era qualche cosa che però veniva tenuto abbastanza nascosto, poi abbiamo scoperto il triste epilogo e si è aperto il vaso di Pandora e sono cominciate a uscire delle retroscena che ancora non erano chiari ai più. Io, quando ho sentito dire due ex, sono spariti due ex, non vi nego che la mia speranza di rivedere tutte e due vivi addirittura fosse molto. Io pensavo addirittura che avrebbe anche lui potuto in certe situazioni fare, però omicidio suicidio, però alla fine diciamo che su quello non ha non ha non, insomma su quello ha desistito. Però c'era già un campanello d'allarme, che è quello proprio di essere ex. Allora, più o meno già da questo, lì ho già formulato una mia prima, così, diciamo, da tra virgolette da esperto. Ho detto, bene, è un ex, ancora si vede con la fidanzata, spariscono. Se tutti sono preoccupati per lei, la macchina è di lui, e probabilmente lui è in una di queste due, due condizioni. Lui si può avere, ed ecco che inizia il concetto di mascolinità tossica, lui si può avere, ma però questo può essere anche la donna, cioè sono dei ruoli che sono sia maschile che femminile, però in questo caso è chiaro, il cattivo è l'uomo. Si può avere maggiormente queste due situazioni di persone che compiono determinati gesti. La personalità dipendente e remissiva, fra virgolette, e il controllore narcisista. Quindi io, e infatti ho detto, ok, è sicuramente una di queste due. Poi io scommettevo, fra virgolette, sulla personalità dipendente. Perché? Perché non sapevo. Diceva, era un bravo ragazzo che non dà, anzi, dolcissimo, bravissimo, buonissimo, gli manca solo la parola, è quello dipendente, cioè coccoloso, che ha bisogno della compagna, che non vive senza la compagna, che è affettuosissimo, circonda di baci, non rompe troppo le scatole, non è ossessivo, non controlla, ha solo bisogno di essere considerato il fidanzatino che tutti vorrebbero, fino a che non gli togli l'attenzione. Quindi questa persona che è dipendente, che è ossessionata dalla persona, ma che ha questo forte senso di abbandono interiore dovuto poi a vicissitudini di natura psicanalitica, dovuta al ruolo della madre,
ci sono poi le radici del problema affondano sempre nel solito terreno, quello è chiaro. Però ha questa personalità molto remissiva, di dipendenza totale affettiva dall'altra persona, quindi io non esisto se non tra le braccia dell'altro. Nel momento in cui le braccia dell'altro spariscono, parte una molla e diventano terrificanti. Esempio, lo stalker. Lo stalker parte da questi tipi di fenomenologie, ok? Mi togli l'attenzione, quell'attenzione mi crea un vuoto dolorosissimo interiore, ho bisogno di starti vicino, ho bisogno di seguirti, di pedinarti, perché per sentirti vicino, per sentirti lì, per sentire che ci sei, per sentire... Fino a che questa cosa non diventa violenta, perché la rabbia, il dolore, la cattiveria, l'adrenalina vanno tutti a riempire quel vuoto enorme che la persona, secondo quel pazzo scatenato lì, ha creato dentro di lui. Altra cosa è l'altro che dicevamo, l'opposto, cioè il controllore narcisista. Il controllore è invece quello che poi abbiamo scoperto che probabilmente era lui, era così lui. Il controllore è quello che ha la mania del controllo sulla persona. Quindi il ruolo dell'altro viene visto come una sorta di protesi propria che deve fare determinate cose, che è sempre continuamente sottovalutazione, che è continuamente non c'è fiducia, mentre quell'altro è totalmente annichilito nell'altra persona. Quest'altro invece non si fida dell'altra persona, ha continuamente bisogno di avere un feedback, che quell'altra persona ci sia lì, sia presente, e poi appunto è questa sorta di protesi narcisistica che gli permette di avere una conferma, sia dal punto di vista comportamentale, cioè che è in grado di esercitare potere, sia dall'altro che esiste anche lui, perché ha il levriero da passeggio, che è la compagna, no? Questa protesi bellissima, secondo loro, che non sempre, perché ogni tanto poi la criticano anche perché non è così bella come chissà chi, e quindi infatti è uscito il fatto che le teneva la mano sulla spalla, no? Come si tiene al cane, al cavallo, no? con la mano sul garrese. E questa è l'altro ruolo, l'altro. Poi ce n'è un'altra ancora che non entra in questa tipologia. Però questi due sono anche due ruoli somatici. Perché? Perché la persona tende a prendere ad assumere una postura specifica, cioè la personalità dipendente tende ad essere gobba e dimessa, e quindi come se fosse trainata continuamente al guinzaglio, mentre il controllore è impettito, sguardo continuamente in giro, ed è sempre, addirittura siamo arrivati a scoprire che ogni 15 minuti pretendeva di sapere dove fosse lei, e se lei non rispondeva lui cominciava a dire però chissà cosa stai facendo, allora vedi che non mi vuoi. Quindi il comportamento era tutto quello del controllore. Questo controllore appunto ha una grossa verve narcisista, e quindi sappiamo, perché ne abbiamo già parlato tante volte, che il narcisismo e l'atteggiamento anche istrionico, seppur manifestando esteticamente forza e convinzione, in realtà sono la scorza, il guscio di una debolezza e di un'autostima bassissima. Cioè, paradossalmente, potrebbe avere più autostima la personalità dipendente, perché lui ha soltanto una questione profonda di abbandono che soffre,
ma questo potrebbe non offuscare la coscienza di sé, potrebbe soltanto dire sto male senza quella persona, però poi essere comunque abbastanza tranquillo di poterne trovare anche un'altra. Il problema è che vuole quella, ok? Quindi è più un discorso di possesso più che di dire non sono quindi non sono me stesso se non ho lei, ok? No, posso anche averne un'altra, però io in questo caso voglio lei, ok? Quindi invece il narcisista, quell'altro, trova forza e vigore nel fatto di essere il controllore di quella bambola, perché forse non, cioè, potrebbe non sentirsi in grado di avere rapporti come quello altrove, o comunque che reputa quel rapporto lì difficilmente sostituibile per la sua autostima. Quindi sono molle, che queste qui sono delle pistole innescate, da cui non per forza si arriva al delitto, però si può avere degli atteggiamenti, appunto, già di per sé di rapporto tossico, ok? Perché già un controllore che ti qual è la stortura? Mentre il controllore già di per sé rovina il rapporto, perché vuole ogni 5 minuti vuole il feedback della persona, che deve dichiarargli amore eterno ogni 5 minuti. Quell'altro invece cosa potrebbe fare? Quella posizione così di dipendenza, di continua ricerca di infilare la persona in quel vuoto che ha dentro, potrebbe pian piano escluderli dalla società, e quindi creare l'isolamento della coppia, fino a diventare poi anche in certi casi la famosa follia a due, no? Olindo e Rosa, che si isolano dal mondo, creano il loro piccolo mondo, la loro bolla. In quella bolla c'entra solo chi vogliono loro, capito? Però quella, vabbè, poi si possono anche trovare tra di loro due personalità controllori, due personalità di dipendenza, quindi si possono innescare tantissime situazioni. Chiaro che, appunto, il controllore lo vedi subito che c'è qualcosa che non va, ti rendi conto subito che e quindi lì, appunto, poi trattare questo argomento, questo periodo così subito, che in mezzo a comunque un dibattito molto feroce, bisogna anche comunque dire ok, lei ha chiesto aiuto, ok, e già è un passo avanti, ma dopo quanto? E nel mezzo nessuno si è reso conto che c'era qualcosa che non andava, siamo alle solite, no? Di dire era un bravo ragazzo, poi si può anche dire un bravo ragazzo, perché si pensa che lui guardi la TV, ascolti i video, ascolti là, si informi se lo stanno cercando. Cominciare a dire che è un poco di buono non aiuta, e quindi l'avranno sicuramente fatto stare tranquillo. Però, diciamo, io spero che comunque le forze dell'ordine fossero subito state informate di che tipo poteva essere il giovanotto, e però è chiaro che bisogna anche, sarebbe bello tutti avere gli strumenti per capire quando una storia è tossica, al di là che sia il maschio, la femmina, la suocera, il suocero, il vicino di casa, ok? Il problema è quello, ed è quello che è, io penso, la domanda. Non è se tutto il genere umano, che il male alberghi nelle persone, lo dobbiamo mettere in conto, cioè che fuori dalla porta chiunque possa essere a un certo punto triggerato, no? Cioè già innescato, ma che possa avere il trigger, cioè premere il grilletto, ok?
per farlo scoppiare, chiunque, perché ognuno combatte la propria guerra, ognuno combatte la propria battaglia. Io per anni ho insegnato educazione fisica e ogni volta che vedevo un ragazzo passare a corsa sulla pista d'atletica e lo vedevo, cioè io li allenavo, li vedevo, li prendevo il tempo, li ho fatto, a tanti ragazzi ho fatto vincere la paura, a tanti ragazzi ho fatto fare esercizi che non pensavano nemmeno di poter fare, li ho portati a fare salti ad alta quota, insomma, e tuttora insegno, e tuttora cerco di far superare i limiti alle persone. E in tanti momenti mi mettevo a guardare questi ragazzi che correvano e guardavo lo sguardo, c'erano quelli che tantissimi, molto molto convinti di quello che stavano facendo, e vedevi questo sforzo interiore che avevano per superare il proprio limite. E tanti però non avevano solo quel limite lì e quel bisogno lì, perché tanti poi avevano il problema a casa, il problema della fidanzata, il problema di studiare, l'università, l'esame, e quello che gli rompeva le scatole. Quindi ognuno ha la propria guerra, e anche fuori, ognuno che noi vediamo, la macchina accanto, quello che attraversa le strisce pedonali, quello sull'autobus, sul treno, ognuno ha la propria guerra, ognuno ha i propri problemi. C'è chi li vive bene, c'è chi li vive tranquillamente, c'è chi ha fede e riesce a fare qualsiasi cosa, a sostenere ogni cosa, altri che invece non riescono, non hanno gli strumenti per reggere, e quindi bisogna sempre avere un grosso rispetto e stare attenti per quello che si provoca nell'altro, proprio perché nelle persone c'è un male interiore che può essere soltanto la pigrizia per qualcuno, può essere soltanto l'assenza di coraggio in qualcun altro, per altri può essere troppo coraggio, può essere troppo menefreghismo, qualcuno può essere troppo egoismo, qualcuno invece troppo il contrario, anzi di egoismo, troppo, qual è il contrario di egoismo, Franca? Altruista, a tal punto da rinnegare se stesso. E quello diventa un'altra patologia, cioè il fatto di non vivere, ritorniamo a quello dipendente, no? Che magari è troppo altruista, a tal punto da distruggere se stesso, e poi i cocci di se stesso finiscono a carico di qualcun altro, che si trova una persona frustrata come datore di lavoro, come collega, come amico. Quindi bisogna sempre trattare con rispetto le persone, bisogna sempre mettere in conto che comunque purtroppo il mondo là fuori non è sempre rose e fiori, ma il lupo c'è, il nemico c'è, il problema c'è, la cattiveria esiste, il pazzo potrebbe esserci. E poi è chiaro, è difficile, e al di là appunto delle questioni dei rapporti interpersonali, è anche difficile studiare a tal punto da capire l'altro. Io purtroppo ho avuto colleghi che hanno preso anche brutte decisioni, tanti si vede, ok, che c'è qualcosa che non va, ma altri non sempre te ne rendi conto, e anche lì eppure ci sono tante persone come me, hanno studiato, tante persone come me hanno approfondito determinati, anche cercato di intuire le cose senza saperle, cioè riuscire a leggere la persona. È impossibile che tutti riescano a capire tutto. Infatti, quante volte scappa questo tipo di delitto, cioè il fatto che il bravo ragazzo, poi bravo ragazzo non era, sembrava bravo perché aveva capelli tagliati bene, non aveva l'orecchino, non aveva il tatuaggio, non fumava le sigarette che fanno ridere, però poi scopri che invece sotto le coperte, dietro le porte e nel buio delle stanzette picchiavano. Quindi possibile che è riuscito a tenere una maschera
di una persona perfetta, come ha detto spesso il padre, mio figlio è perfetto, a non dare assolutamente un segnale del suo disagio. È possibile questo? Perché come i serial killer si mimetizzano, tanti serial killer si mimetizzano nell'ecosistema, e tanti predatori, quanti predatori riescono a mimetizzarsi lo stesso le persone così, che soprattutto il controllore che sta tutto teso, impettito, ha i capelli sistemati, è sempre perfetto, sempre tutto stilato. Anche lì, come fai a rendertene conto? L'abito non fa il monaco, in quel caso l'abito fa il monaco. E come? Però dovresti avere gli strumenti. Soltanto non è che tutti possano avere una laurea in psichiatria per capire chi hanno davanti. Quindi è oggettivo. Per questo vi dico, la cosa può essere, come dire, un po' ridotta nei numeri con la prevenzione, con la cultura. Non è tanto insegnare affettività a scuola, mi va anche bene, cioè come curare un rapporto affettivo, vabbè, però il problema qual è? È come in tutte le cose, cioè, c'è una battuta di Pippo che dice: strano come una salita vista dal basso sembri una discesa. Le cose ci sono, c'è sempre una doppia visione. Esempio, entriamo nella questione di Elena, no? La sorella, che ha detto quello che voleva, a me va benissimo, ognuno, soprattutto una persona che ha vissuto un lutto, deve essere rispettata per quello che dice, va benissimo. Poi da lì è partito un vespaio che Dio la mandi. Se noi vogliamo agire sul discorso, appunto, del patriarcato. Il patriarcato, cos'è il patriarcato? Il patriarcato è la legge del padre, ok? Tradotto semplicemente. La visione di questo patriarcato, però, c'è cioè una visione storica, che il patriarcato è come di dire il femminino sacro che c'era prima dell'avvento in Grecia della religione che veniva dal nord, quindi con Zeus, ok, e tutto il Pantheon, quindi dove il dio è maschile, dove il culto è solare, e prima c'era un culto lunare col femminino sacro dove c'era la dea madre, ok? Da lì, quindi dal culto solare, poi discende il patriarcato, cioè il fatto di dire che la legge del padre, cioè è l'uomo che ha, come dire, un ruolo preminente nella trasmissione del sangue, nella trasmissione del cognome, nella trasmissione del potere, nel ruolo di re piuttosto che la regina. Okay, questo. Poi c'è però, comunque, questa cosa qui non è incardinata, imbullettata, come si dice a Livorno, imbullonata, che è irremovibile, perché se voi già prendete la società sudamericana è matriarcale, quindi ti dici sì, c'è un patriarcato concettuale occidentale, però in realtà buona parte ma anche giù al sud. Poi da qui possiamo entrare a parlare di tantissime altre cose, perché è molto affascinante l'argomento. Ad esempio, la società sudamericana e ispanica, diciamo, tende a essere molto matriarcale, cioè la donna, che è una, se guardate tutte le telenovelas spagnole, no, sudamericane, la donna è molto forte, sono personalità molto forti, le donne e le matrone, no? Le capofamiglia, ma anche al sud, in Italia. In Italia, cioè, le madri in tantissimi contesti, la madre e la nonna, quando è che la famiglia muore? Quando la nonna forte, la zia forte, la mamma forte viene meno, che è l'albero della vita, no? L'Yggdrasil, l'albero al centro della stanza che tiene unito tutta la famiglia, quando quella figura lì perde per malattia, per anzianità oppure per scomparsa, viene meno. La famiglia tende più a sgretolarsi. Perché? Perché è la donna che tende
mamma, la nonna a tenere tutti. Poi ci sono anche delle realtà dove è il padre che riesce a esercitare quel potere lì perché ha un carisma, perché. Quindi fissare il concetto di patriarcato già è difficile nella società occidentale normale. Cioè, da un punto di vista sicuramente di retaggio dovuto per lo più a cosa? All'aristocrazia, anche se poi una delle aristocrazie più importanti fino all'altro ieri aveva una regina, che è quella l'impero inglese, ha avuto anni e anni e anni la regina, e quindi, cioè, anche qui va un po' interpretato il concetto di patriarcato inteso dal punto di vista storico. Poi dal punto di vista politico, chiamiamolo così, c'è una dimensione che si chiama woke in America, e da cui stanno venendo fuori tutta una serie di teorie che ognuno è libero di prendere come vuole, tra cui c'è questo concetto del patriarcato, inteso come mascolinità tossica, inteso come il fatto che l'uomo non debba essere non debba esercitare un potere eccessivo, proprio non deve farlo, nei confronti della donna, a tal punto che determinati atteggiamenti che fino a ieri, tra virgolette, potevano essere reputati in modo quindi superficiale, in modo ingenuo, in modo anche così quasi normale, abitudinario, in realtà poi potrebbero essere un problema. Esempio, no, si va dal catcalling, che si chiamano sì, poi tutti i termini inglesi, catcalling, che significa il fatto di catcall è chiamare il gatto, no? Quando chiami il gatto è così, ok? Il fatto di attirare l'attenzione della donna facendo delle moine al fine di cercare di, come dire, avviare un meccanismo di seduzione. Ok? Questa cosa qui in America è già diventata un problema. Vi dico, in America addirittura, e questo è veramente, cioè non è che dici qualcuno si è svegliato che, in certi contesti lavorativi te non puoi salire la scala dietro a una donna. Cioè se te è una donna che sale la scala davanti a te aspetti che lei è salita fino in cima e poi sali. No, che guardi il culo alla donna mentre sali, ok? Il concetto è questo. Non giudico, ok? C'è questo, io ve lo sto spiegando. Poi ci sono altri rapporti, il fatto di mansplaining, il fatto di un uomo che spiega a una donna cosa deve fare, o peggio ancora, come si dovrebbe comportare. Che un conto dici, ok, c'hai un ruolo, devi insegnare, insegni, va bene. Altra cosa è dire alla donna cosa deve pensare, fare. Anche questo secondo la questione del patriarcato, è per tante donne un problema. Poi, da lì si va a tutto il concetto del femminismo, e quindi non solo il rapporto, il ruolo della donna che non deve essere un ruolo stereotipato, però anche che poi ci deve essere chiaramente una parità di diritti, ma addirittura poi ci sono anche delle posizioni molto più estremistiche di, non di, la butto lì da, per farvi, di suprematismo femminile, cioè di dire è giusto che sia la donna invece ad avere un ruolo preminente sulla società, ok? Quindi, e queste sono alcune diciamo, poi è chiaro, io non riesco a trasmettervelo, io cerco di spiegarvi quello che più o meno si può, cioè, succede, diciamo, viene proposto, ok? E viene anche da quella parte. Poi è chiaro, una persona che c'è gente molto più preparata di me su questo argomento. Io cerco di dirlo in modo il più laico possibile. Non sono un femminista, non sono un maschilista, cerco di non, cerco soltanto di fare un po' di informazione in modo che tutti possano. Quello che dice Elena è giustamente, da un punto di vista, diciamo,
di allargare un attimo lo sguardo, e quello va benissimo, di dire non è Filippo che ha sbagliato, ma c'è un sistema più grosso di ipocrisie che hanno portato Filippo a sentirsi in diritto di sbagliare. Riassunto. Lì il discorso che è, appunto, rivediamo un attimino da un punto di vista, sì. Dall'altro, la Costituzione dice che la responsabilità non è delegabile, e quindi io ti dico sì, va benissimo, ok, riflettere, come dicevamo, sui ruoli, su quello, va bene. Però occhio a non finire per assolvere, perché se te dici hanno colpa tutti, poi non ha colpa nessuno. Quindi va bene, poi quello che dice Elena deve essere, è giustamente la sorella di una vittima, l'ha detto in quel momento lì, va benissimo, poteva dire qualunque cosa. A me, se mi diceva che gli elefanti rosa sono meglio che gli azzurri, a me andava benissimo lo stesso. Non è sbagliato proprio accanirsi cioè ballare sulle tombe è sbagliato, ok? Far casino su con i morti accanto è sbagliato. Non è che la sorella di una persona che è stata uccisa in modo barbaro dica qualsiasi cosa a favore di telecamera, è normale, ma quello va bene. Altra cosa è specularci su sia in un verso che nell'altro. Io infatti, se vedete su Facebook, non ho scritto nulla, proprio perché sapevo che oggi avrei poi comunque anche dovuto parlare di questi argomenti, e cerco di trattare in modo più laico possibile, perché la cosa principale è non perdere di vista la vittima e il carnefice, ok? Perché qui adesso tutti parlano di tutto e non si capisce più che cosa è successo. Anche perché molti hanno visto la sua affermazione come un attacco a tutto il genere maschile. Io non credo che volesse fare questo. Ma a me può anche far, cioè a me non, onestamente, io non mi sento un colpo. Io, cioè, le mie colpe ce l'ho sicuramente, ognuno ha colpe sue, su cui ogni tanto si guarda allo specchio, quel giorno potevo essere meglio, più bravo, più simpatico, provarci di più, provarci di meno. Cioè, ognuno, maschio, femmina. Cioè, il discorso è, mi vuoi dare la colpa come maschio? Va benissimo. Dammi la colpa, cioè, dov'è il problema? Io, se vedo Alessia Pifferi, non vado a dire che tutte le donne sono come Alessia Pifferi. Se vedo la Franzoni, non vado a dire che tutte le donne sono come la Franzoni. Se penso alle frecce, alle frecce, scusa, alle coppie dell'acido, le varie coppie dell'acido, no? Perché ce n'è una che aveva ragione, una no? Cioè, buttare l'acido addosso al compagno o alla compagna ha un valore diverso? Cioè, è uguale. C'è un acido buono, un acido cattivo? Assolutamente no. Ma non credo che lei volesse attaccare il genere maschile. Più che questo, voleva forse attaccare appunto il patriarcato, la mentalità maschilista. È ovvio che ci sono uomini, anzi la stragrande maggioranza, stragrandissima maggioranza degli uomini che si dissociano assolutamente da ciò che ha fatto Filippo, ci mancherebbe altro, che sono delle persone per bene, che naturalmente sono dei compagni affettuosi, dei padri amorevoli. Guarda, a me lo sai che piace essere anche a un certo punto provocatore su certi argomenti, perché è la natura umana, è giusto anche che dirlo, perché è la natura umana. Quante volte vi è capitato di vedere? Ora non entriamo in questo, è chiaro che tutti avevano detto che è una bestia, cioè, ma cosa ti metti a fare? Ma quante volte avete visto, no? E da lì poi, sapete, soprattutto noi italiani, come sappiamo essere cinici e sarcastici in certi momenti. Ma quante volte avete detto che tutto sommato, però, tutti i torti non ce l'aveva, con qualche delitto, qualche cosa, cioè, però il famoso canaro della Magliana, no? Quello è l'emblema, no, di tutto sommato, cioè è comprensibile che, ok? Quindi c'è
cioè dobbiamo sempre pensare che appunto noi ci dobbiamo cioè c'è appunto, come diceva Franca, un ruolo diciamo dell'uomo che e c'è un più che ruolo, c'è una mentalità, poi ora, poi entreremo a parlare anche di questi argomenti qui, c'è una mentalità gretta dove l'uomo deve fare l'uomo clava, donna schiava, ok? C'è, esiste, ok? Però noi dobbiamo pensare sempre alla Costituzione, dobbiamo pensare sempre al fatto che non c'è un delitto di serie A e un delitto di serie B, e questo non deve passare come messaggio. Che ci sia una questione morale, una questione culturale, lo ripeto, lo ripeterò a morte, sempre così. Però che da lì ci siano delitti di serie A, delitti di serie B, e questo vuol dire tutto, okay? E lo stesso che, però anche dall'altro punto di vista, che ci sono delle condizioni in cui purtroppo la natura umana è conflittuale, cioè ci abbiamo, senza entrare in questioni politiche, però ci abbiamo sono due anni che ci abbiamo due guerre alle porte di casa, ok? Ne abbiamo avute altre sempre ancora più vicine, altre al di là dell'Adriatico, tuttora al di là dell'Adriatico c'è un casino colossale. Quindi che l'uomo sia per natura, e fateci caso, ci sono persone che si disinteressano il più possibile delle questioni di natura geopolitica, altri invece che sono interventisti, come è sempre stato. Quindi come c'è gente che è interventista sulle guerre che sono a 300 chilometri, 3.000 chilometri, 4.000 chilometri, ma figuratevi quanta gente è che li prudono le mani per tutto. Quindi, cioè, la mentalità umana è molto stratificata, ci sono tante situazioni, ci sono tanti inneschi possibili che potrebbero in ogni momento portare ad altre situazioni continuamente. Per la questione che dicevamo del patriarcato-matriarcato, quello storico, ok? Non più quello, diciamo, sociopolitico, parliamo di quello storico. Io una volta ero una lezione sul terrorismo e un professore d'università disse: perché una delle armi contro il terrorismo è il femminismo. Perché se la donna, perché la donna è, perché dice, perché la donna nei paesi islamici è repressa, e quindi il terrorismo passa per via maschile, se la donna viene emancipata questo problema non esiste più. Io mi alzai e gli dissi: guardi che non è proprio così, perché questo appunto è una riflessione, andrebbe un attimo il padre, esempio, noi lo sappiamo benissimo, gli fece l'esempio della mafia, della camorra, dell'andrangheta, che di per sé sono strutture tribali ancestrali, ok? Non è una cosa moderna la mafia, è un assetto tribale di tipo sociale, ok? È una struttura sociale la mafia, la camorra, dove c'è, anziché la Costituzione, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, il Presidente della Provincia e della Regione, lì c'è il boss, Mamma Santissima, quello, quell'altro, ok? Il picciotto. Quindi non è che è una struttura di tipo tribale ancestrale. Se, cioè, lì sono matrimoni combinati, intanto, e comunque tra famiglie che la vedono nella stessa maniera. Se il padre è ucciso, ci sono addirittura le ninna nanne dell'Ndrangheta, dove la madre spiega al bambino perché dovrà vendicare il padre. Quindi, e addirittura poi ci sono
delle canzoni che parlano, no, del terrorismo islamico, senza citare i posti, dove dice il latte, cioè che il latte delle madri è pieno dell'odio, quindi il latte della madre è pieno dell'odio di cui il figlio poi dovrà cibarsi per vendicare il padre, anche lui è morto, chissà come. Quindi pensare che la donna sia un comodino messo lì, no, questo non vuol dire che la donna è una terrorista, però neanche pensare che il ruolo della donna sia così secondario, e quindi pensare che il patriarcato c'è perché la donna non esiste. No, il patriarcato c'è se c'è, perché sennò è un matriarcato, eventualmente, in certi contesti, ma molto spesso è tutto un sistema che è sostenuto da tutti, perché semplicemente sono dei ruoli talmente diversi e complementari che il sistema non esisterebbe se non ce l'hai tutte e due. Quindi anche lì il concetto patriarcato, cioè, un altro esempio, sapete, mi piace parlare dei film, no? Django Unchained, Django, il film è quello di Quentin Tarantino, che sono che c'è, praticamente ci sono quelle piantagioni con tutti gli schiavi di colore, e c'è una scena dove è Candyland, dove c'è Leonardo DiCaprio che c'ha palla di neve, c'ha questo capo degli schiavi che è il suo maggiordomo, che lì sembra che fa tutto lo zio Tom, no? Simpatico e divertente, poi invece quando vanno dietro in biblioteca li parla in modo lucido, freddo, cinico, e lì spiega un pochino, un po' fa capire la questione, però anche lì è molto cruda e bisogna un attimo stare. E poi, essendo stato in Africa, certe cose me le sono fatte anche spiegare, e la situazione è molto molto complessa. Diciamo che c'è chi ha venduto intere tribù, cioè io, la mia tribù deve vincere, vendo l'altra tribù come schiavi e ottengo il potere, ok? L'altra tribù viene presa e portata, sarà una pianta, a fare gli schiavi chissà dove. Chi va a fare, quindi già c'è qualcuno che vende e qualcuno che viene comprato. Poi chi va là, probabilmente c'è sempre un rapporto, no? Sempre gerarchico. Poi chi, ancorché in galera, ancorché in schiavitù, ottiene posizione di potere, dove comunque, anche se non è libero, è comunque tutelato, guarda che ci sono tante persone che nelle gabbie dorate ci vivono molto volentieri, e qui si torna al concetto che molto spesso non si vede il problema, ad esempio, del controllore, perché stare nella gabbia dorata a qualcuno può far piacere. È crudissimo, è durissimo, però purtroppo è una realtà anche questa. Cioè, c'è chi, il classico boss nel carcere, dice, sono in carcere, o quelli che dicono, sì, vado in carcere, tanto mangio, dormo coperto, sto tranquillo, mi pagano anche, e in più lì faccio una sorta di università del crimine, perché rafforzo i collegamenti con le altre con briccole. La realtà è anche questa, ve lo dico, ragazzi, la realtà è molto sempre più cruda di quello che è, e i problemi, come ad esempio questo fatto di accettare il proprio status quo, qualunque esso sia, perché meglio scomodo che in terra, ok? Meglio per terra che nel fango, meglio nel fango che in un'altra cosa liquida marrone, capito? Quindi, ok? Purtroppo il cervello cercherà sempre di farti vedere il meglio nelle situazioni anche più brutte, e quindi è normale che non si possa sempre avere le difese. E chiunque, e non tutti, poi vorrei questo appunto, pensate anche a voi quante volte
ha detto: vorrei intervenire, però non voglio farmi troppo gli affari loro. Io spesso mi sono trovato a dover intervenire in situazioni, quindi devi essere molto attento, perché dici, te hai magari la classica coppia che si lasciano, basta, non le voglio vedere più. E una volta dici, va bene, vai lì, dici, hai ragione, è una cretina, oppure hai ragione, è un cretino, eh. E poi 2 giorni dopo te le ritrovi a cena, a casa, d'amore e d'accordo, e te magari hai detto peste e corna su uno di quella. Quante volte succede? Molto spesso. Poi ricapita, quindi è normale che poi a un certo punto diventi un po' anestetizzato a queste cose, e prima di intervenire in una situazione dici: ok, ammettiamo che io intervengo, no? E riesco a motivare la persona a lasciarsi. Poi dopo una settimana la rivedo insieme. Io mi auguro che almeno la persona abbia detto a quell'altro: guarda, cioè lui mi ha detto questo, questo e questo, perché sennò poi. Quindi c'è una situazione anche poi di. Non sempre uno si sente legittimato a poter intervenire. Conto, ti chiedono un aiuto, già è un po' meglio. Infatti, c'è da capire poi che aiuto abbia avuto Giulia in quella situazione lì. E quello che penso io, infatti parlavamo con Franca prima, è proprio questo fatto di dire: ok, lei ha mandato quegli audio lì dove aiutatemi. E io spero, qualcuno comunque, spero, però bisogna vedere che alla fine l'aiuto, forse, lasciamo perdere. Però il concetto è stato questo. Lei non è che ha detto a lui poi: basta, ho bisogno di prendere un periodo, e lui non abbia detto questa cosa qui. Cioè, se lei effettivamente a un certo punto aveva maturato, perché gli scenari sono due, o lei ha maturato l'idea di dirgli: ho bisogno di un periodo di stacco da te, non ti voglio più sentire per un mese, oppure lui, come appunto si parlava prima, si è ritornato per dire: ho bisogno di stare con te. Quindi te Franca, come la vedi? Io ho letto spesso sul web qualcuno che si riferiva proprio all'imprudenza, diciamo così, che ha avuto Giulia. Secondo me lei non è stata imprudente, secondo me lei non ha fiutato il pericolo perché lui non gli ha dato ragione di fiutare il pericolo. Lui in un certo senso dava l'idea di volersi fare del male. Quindi Giulia, per non portarsi sulla coscienza un eventuale atto lesivo fatto da Filippo su se stesso, ha continuato a frequentarlo. Ma lei non ne poteva più, lei non lo voleva più, e probabilmente Filippo ha capito che lei non lo voleva più, e quindi ha compiuto questo atto terribile. Spesso mi sono anche inalberato nei discorsi che abbiamo fatto su Facebook, su web in generale, perché un pochino mi è sembrato che quando le persone dicevano e lei però non ci doveva andare, mi è sembrato un po' come la storia dell'un po' se l'è cercata. Ecco, questo mi ha dato un po' fastidio, perché se lei avesse fiutato il pericolo, sono convinta di questo, se lei avesse fiutato l'intenzione di Filippo di ucciderla, e non credo che sarebbe andata all'incontro. Lei temeva che lui facesse qualche gesto lesivo su se stesso, non su di lei. Quindi lei è andata, da questo punto di vista, è andata tranquilla. E mi è sembrato un po', ecco, volerle dare, non dico della colpa, ma insomma, quantomeno la responsabilità di essere stata imprudente. Ecco, questo mi ha dato un po' fastidio, questo modo di vedere, perché anche dagli audio si capisce che lui le ha fatto intendere di volersi togliere la vita, che non poteva vivere senza di lei, che non voleva più studiare. Quello poteva essere anche una scusa affinché studiassero insieme per poterla vedere. Non ha potuto capire che lui aveva queste intenzioni, anche perché appunto la maschera del bravo ragazzo ce l'aveva, e non vedo come lei poteva immaginare quello che poi gli è accaduto. Un'altra cosa,
parlando di maschilismo, nel discorso che facevamo prima, il maschilismo non è solo insito negli uomini, in alcuni uomini chiaramente, non generalizzo, ci mancherebbe altro, ma è insito anche nelle donne. Io ho visto dei discorsi che si sono ripetuti con il caso di Giulia, ma che già c'erano stati anche in precedenza, di donne che affermano convinte. Dobbiamo essere noi a cambiare, perché in fondo il figlio maschio lo alleviamo noi madri. E io in questo ci vedo appunto lo stereotipo del maschilismo, la donna che accudisce i figli, è il suo compito quello di badare alla casa e alla prole. Le stesse donne cancellano la presenza del padre facendo questo discorso. I figli si fanno e si allevano insieme, anche se separati l'uno dall'altro. E la figura del padre, per il bimbetto, è il primo eroe che vede nella sua vita, è proprio il padre. Quindi già nella mentalità, naturalmente escludiamo i casi in cui il padre effettivamente non c'è o manca la madre, nei casi comuni, sono importanti entrambe le figure, quindi già la mentalità di queste donne che dicono il figlio lo alleviamo in fondo noi, e mi fa pensare che anche il loro è insito ancora comunque del maschilismo. La divisione dei ruoli della donna che accudisce il figlio non è esclusivo della madre, il figlio è della madre e del padre, anzi il padre ha una funzione fondamentale come la madre, naturalmente, no? Il bimbetto che ti dice quando sarò grande mamma ti sposo, perché vede nella mamma non solo l'affetto ma anche la persona da ammirare, così come la bambina che dice la stessa cosa a papà. I primi eroi dei bambini sono i genitori, quindi è importante, la scuola è importante, ecco, questa nuova materia che si vuole inserire, che io trovo nel liceo ancora già abbastanza tardi. Nel liceo, secondo me, dovrebbe essere inserita prima, ma la base è la famiglia, come sempre, nel quale i genitori, anche se separati fra di loro, dovrebbero assolutamente evitare, e lo dicevamo anche prima, la mancanza di rispetto l'uno verso l'altro, anche se separati. Soprattutto avere un comportamento paritario davanti ai figli, senza appunto mancarsi di rispetto. Un'altra cosa che ho notato, lo diceva anche un nostro amico, l'ho letto, detto da lui, dice non è che i femminicidi, anche a me piace poco questo termine femminicidio, devo dire, comunque diceva i femminicidi sembrano in aumento perché se ne parla molto, quindi c'è un focus e quindi sembrano in aumento, ma in realtà ci sono sempre stati. Allora, purtroppo. Però una triste consuetudine, esatto. Da qui mi sorge un'altra domanda. Sì, sì, infatti. Ti volevo fare una domanda a tal proposito, infatti, perché se questi tipi di omicidi sono sempre accaduti, vuol dire, e ancora accadono, vuol dire che le contromisure prese per combattere queste situazioni non sono servite. Quindi cosa fare per cambiare questo andazzo, per ridurre almeno il numero di questi casi? Qual è la soluzione? Allora, intanto, piccolo flashback su quello che dicevi del senso di colpa. Il senso di colpa è un meccanismo di controllo, quindi lui probabilmente usava i ritardi dell'università e altri giochetti psicologici per aumentare il peso del controllo su Giulia. Non lo dico per così per guizzo, ma proprio perché sono comportamenti tipici, ok? Quindi poi poteva anche essere che lui ha avuto, c'è anche un altro fatto però che potrebbe essere, cioè io voglio metterle come possibilità. Dalla depressione si esce o con un'ossessione o con una psicosi, ok? Cioè la depressione forte porta a psicosi o a ossessione. Esempio, io ho un,
brutto divorzio, lutto, finisco in depressione. Comincio a rifugiarmi in qualche setta, in qualche credo, oppure mi distraggo studiando all'inverosimile degli argomenti, mi dedico totalmente a un hobby, a una cosa lì, allora divento ossessionato, esempio, dalla palestra, dalla setta, da un'altra persona, ok? Perché è un modo per sfuggire dalla depressione, oppure la psicosi, oppure genero una psicosi. Quindi, simile all'ossessione, però con un comportamento ancora più maniacale, ok? Da questo poi è facile finire in una situazione poi di compressione anche della volontà, di perdita anche dell'equilibrio. Okay? Poi, quello che giustamente dicevi, esempio, c'è il concetto, no? Sempre ritornando al concetto del patriarcato e quello che è il dibattito. Si può avere una doppia cura, ok? Della mascolinità tossica, usiamo le parole quelle commerciali. Quella proposta, no, quindi che uomo cattivo a prescindere, e quindi l'uomo è, e quindi c'è una mascolinità violenta, quindi forte, che dice: se non ti posso avere con le buone, ti ho con le cattive. E questa è l'interpretazione, diciamo, fra virgolette, di sinistra, ok? Poi c'è l'interpretazione, fra virgolette, diciamo, di destra, che è quella, no, non è la mascolinità debole, scusa, forte a essere un problema, ma è la mascolinità debole, cioè io, uomo, che non sono in grado di accettare la sconfitta, ok? Hanno ragione tutte e due, fondamentalmente, perché alla fine sono due metà di un problema che non è l'errore pensare che la cosa sia un rettangolo ben chiaro, okay, con la sezione aurea 1 a 1 816. No, non è così. È un caleidoscopio di situazioni dove le persone sono di pezzi, ogni persona è unica e impossibile trovare una persona identica a un'altra. Quindi te hai entrambe le situazioni. Pensare di riuscire a generalizzare con una parola sola, con uno slogan solo, è impossibile. Quindi c'è una mentalità dove io la devo avere, ma non tanto perché sono un uomo, ma perché non sono un uomo se non ho una donna. E quindi esercito la mia forza, che per natura è superiore, contro la donna. E di là invece il pensiero che è: io non sono un uomo se non ho una donna, ma non sono in grado di non sono in grado di come dire di cioè sono troppo debole per sostenere il peso di non avere una donna, ok? Quindi, capito? Sono tutte situazioni che comunque sono insite anche nella stessa persona, cioè sono entrambe vere, e la cosa può essere ribaltata anche di là, eh? La classica donna che, perché è in un contesto culturale basso e sta con uno spacciatore, e non voglio entrare, però ci siamo capiti, cioè lì chi è che è la mascolinità, la femminilità tossica, cioè dov'è il problema? Lo dobbiamo categorizzare, qual è il problema lì? Anche lì dobbiamo andare a mettere dei paletti e dire il problema è questo? No, purtroppo ci sono tutta una serie di cause, di situazioni che portano a quelle dimensioni lì. Come? Anche, magari non c'entra col discorso che fai tu, ma anche il bimbetto piccolo al quale si dice: non devi piangere, sei maschietto.
è una conseguenza il fatto di crescere in questo modo, che siccome sei maschio devi essere rude, devi avere certi comportamenti. Sì. Ma alla fine cosa crei? Una persona forte e una persona debole? Debole sicuramente. Cioè che deve usare la forza per non dire al mondo che è debole? Vedi che anche lì, cioè, è l'unione poi, no, del destra e sinistra, quello lì, di dire, ma questa persona alla fine è forte o è debole? Si manifesta forte e usa la forza, ma è debole. Ma è debole. Quindi hanno ragione tutte e due, ma di sicuro se c'è un accordo finale, cioè, fra virgolette, non la trovi la soluzione, perché la soluzione è quella di dire, intanto di capire che ci sono dei ruoli e ci sono, non siamo più nella società dove c'è il matrimonio combinato, e quindi devi mettere in conto che non sarà difficile che la tua prima fidanzatina che prendi in quinta elementare sarà la tua moglie a 90 anni. Al figliolo gli va detto questo: guarda, sappi che per com'è la società ora, e purtroppo noi cresciamo da quella dimensione lì, di dire il primo amore non si scorda mai, ok? Un po' questo mi fa venire in mente le parole di Pasolini. A te pensa anche qualunque canzone adesso è stalking. Sì, anche queste canzoni così aggressive, volgari. E comunque è interessante quello che diceva Pasolini parecchi anni fa, insomma, proprio tornando al discorso dell'abituarsi, del essere pronti alla sconfitta. E le parole di Pasolini sono queste, le leggo. Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire con concretezza di destino dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, a non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. Io questo lo trovo abbastanza giusto, anche rispetto al discorso che stai facendo, in effetti. Esatto. Infatti questo mi fa pensare a un'altra riflessione che facevo oggi mentre pensavo a questa bellissima intervista che abbiamo fatto. Un discorso che fece intanto Trini Petter, no, dei Mostrologi, che disse: il terrorismo è morto in Italia da quando c'è la pornografia. Con l'avvento della pornografia, gran parte della lotta studentesca e quindi della pulsione virile che animava la lotta studentesca, il terrorismo e tutto il resto, è stata un po' come dire, annebbiata dalla pornografia. La società nostra è, e soprattutto le generazioni che, non tanto le nostre, ma quelle che arriveranno, sono quelle della pornografia libera. È bruttissimo trattare questo argomento con una donna, Franca, però te pensa che noi, alla fine, che la pornografia poi la guardano maschi e femmine, quindi c'è anche da pensare sempre anche questo concetto. Però la pornografia libera esiste realmente da pochi anni, cioè con l'avvento di internet, ma dalla DSL, perché già con l'internet a 56k non è che vedevi, sì, potevi vedere la foto, ok? Era sempre come andare a vedere il giornaletto, no? Con la DSL, quindi con la fibra veloce, con l'internet veloce, lì è iniziata la pornografia di largo consumo. Quanto ha influito la pornografia in queste dinamiche? Cioè, voi pensate, no, noi vedevamo, e qui facciamo un excursus dei media, ok, artistico anche. Noi vedevamo l'amore nei cartoni animati, l'amore nei film, l'amore nelle canzoni. Adesso le canzoni degli 883, che per noi erano normalissime negli anni 90,
alcune adesso sono stalking, sono molestie sessuali. Una canzone come appunto c'è una canzone come si chiama? Tutto l'universo tranne noi degli 883. La canzone dell'universo tranne noi che dice appunto so che un giorno tornerai, so che me lo dice, cioè dice che fondamentalmente lui è convinto dentro di sé che presto lei tornerà. E questa qui alla fine è uno dei pensieri che ha lo stalker, cioè il pensiero che lo stalker ha che è un diritto del destato dal destino che loro stiano insieme. Eppure la canzone è bellissima, a me piace tanto l'883, però se te la guardi con nella chiave adesso di cosa può portare un certo tipo, anche un'altra canzone dei Queen la facevo ascoltare ieri sera alla mia ragazza, che è You Take My Breath Away. Anche lì ci sono delle frasi che sono le stesse che direbbe adesso uno stalker, eppure è una canzone meravigliosa dei Queen degli anni 70. Dice, ma com'è che adesso una cosa semplicissima è diventata, cioè può essere tranquillamente presa e messa su un messaggio di uno che adesso è reputabile uno stalker. E poi appunto si arriva al cinema, quindi al fatto di vedere queste storie che esempio subiscono guerre e di tutto, però continuano, e quindi te hai tante persone che dicono ma perché la mia non può continuare, e allora cercano di corteggiare, ma il corteggiamento dall'altra persona è percepita come stalking e come molestia. Quindi già capite che la nostra società, il nostro costume sta cambiando, cioè ciò che una volta era romantico adesso può essere un grosso problema per qualcuno. Romeo che va sotto il terrazzo di Giulietta, che l'ha conosciuta 5 minuti prima alla festa a casa sua, che poi dice alcune delle frasi più belle della storia, perché Romeo e Giulietta di cosa stiamo parlando, no, che bello cos'è? Una molestia. Ok, dobbiamo anche mettere questo. E arriviamo alla pornografia. La pornografia dipinge un mondo che dove lui entra in casa, lei fa oh e finiscono a letto. Non è così. E quindi pensare che un uomo, ed ecco lì che rientra la mascolinità tossica che giustamente diceva Elena, se il tuo pensiero di uomo è quello che te vedi nei filmini porno, e quindi te dici io uomo entro, uga uga, batto le mani tipo gorilla e la donna sviene i miei piedi, solo perché io sono un uomo e lei perché è bella, non è la realtà. E quello sì, quel tipo di mentalità lì effettivamente va combattuta. Sì. Quindi bisogna capire, ma c'è quanto la pornografia abbia distorto il concetto di romanticismo, di seduzione, di rapporto interpersonale. Anche questa è una riflessione che va fatta, e capire se ha inciso, perché anche Rocco Siffredi, che qualcosa ne sa, anche lui si è posto questo dubbio quando fu la questione di Palermo. Ma non è che la pornografia ha reso il mondo diverso? Cioè, per quanto la sessualità sia stata appunto sdoganata e quindi sia libera, ok? Però l'atteggiamento per usufruirne della sessualità altrui abbia varcato ciò che è l'educazione, la normalità e soprattutto il consenso dell'altro. Certo. Questa è una domanda che mi facevo e che lascio un po' così. Te cosa ne pensi? Apro un attimo. Credo sì, anche la pornografia abbia influito molto. Se da una parte diciamo è servito a proprio a sdoganare
il sesso libero, che è anche giusto che sia così, dall'altra ha portato anche a pensieri, diciamo, un po' animaleschi, di usufruire della parte sessuale e basta, senza tener presente della persona, di com'è. Io trovo anche non buono questo apparire in televisione di donne bellissime, sempre, che addirittura ricorrono alla chirurgia estetica sottoponendosi a operazioni lunghissime e pericolosissime pur di apparire. Anche questa è una forma sbagliata, secondo me, di accettare la sessualità, di accettarsi così come si è, sia da parte della donna sia da parte dell'uomo, insomma, di cercare sempre la donna bella e non carpirne in realtà l'anima, il suo pensiero, il suo modo di essere, vedere solo l'estetica, non può essere un fatto buono, è per forza un fatto che può portare alla violenza. Di vedere un uomo o anche una donna, perché vedo anche le donne, comunque cercano il ragazzo palestrato, fermarsi all'apparenza, fermarsi solo all'apparenza per fare sesso, ha svilito tutto, anche appunto i sentimenti. E invece l'uomo, l'uomo inteso come essere umano, quindi uomo e donna, hanno bisogno del sentimento. Si completano a vicenda l'uomo e la donna. Esatto, quello che passa anche tu. Esatto, e quindi questo modo di usare l'uno o l'altro solo per un bisogno fisico è molto svilente, e anche a livello psicologico lo è svilente. Per tutti e due, anche per chi ne usufruisce. Diciamo, il corteggiamento è bello, corteggiamento quello vero, non certo lo stalker, e anche accettare la sconfitta, come dicevamo prima, fa parte della vita, insomma, stiamo parlando di due ragazzi di 22 anni. Il sentimento provato da Filippo non può e poi da un rapporto di un anno, non è che dici, sai, stavano insieme da quando avevano 13 anni, non hanno visto il mondo se non negli occhi dell'altro. No, e qui si parla comunque di coppia. No, non può essere amore il sentimento provato da Filippo. Su questo non ho dubbi, non è amore, è possesso. È volere il corpo, volere quella ragazza, anche fosse inanimata, vorrei lei il corpo e non la ragazza che ha dei sentimenti e che appunto non provava più amore verso di lui. Accettare questo, certo, chi di noi non ha sofferto d'amore? Tutti quanti, io poi ho una certa età, insomma, è capitato a tutti di avere delle storie finite male. E sì, sei un po' triste, piano piano però la sconfitta ti porta a rialzarsi e andare avanti nella vita. Questo non accettare un no è una cosa che fa pensare. Dei ragazzi poi così giovani, con una vita davanti, anche lui 22 anni, voglio dire, non gli saranno mancate altre occasioni di conoscere altre ragazze, di stare bene, magari andava a stare meglio anche lui, no? Questo non accettare il no come risposta è allucinante, è qualcosa su cui dover studiare, secondo me. I psicologi dovranno lavorarci sopra, capire perché non si accetta il rifiuto da parte dell'altro. Io capisco, insisti un po', certo, perché magari vuoi riprendere la relazione, ma poi se proprio non c'è niente da fare, insomma, stai triste per un po', ma poi insomma, sono tante ragazze nella vita. Io penso, Si incontra anche diciamo, l'amore, quello straordinario, si può incontrare, quello è finito, si chiude la parentesi e si va avanti. Un'altra cosa ti volevo chiedere, scusami, ma molti per esempio stanno paventando il fatto che sicuramente i suoi avvocati, gli avvocati di Filippo, chiederanno la perizia L'infermità mentale. per l'infermità mentale. Mi chiedo, ma è possibile imbrogliare così dei professionisti? Io credo
che se ha dei problemi psichiatrici sicuramente verranno fuori, ma se non li ha è difficile imbrogliare dei professionisti, insomma, e per avere degli sconti di pena passare per uno che ha delle turbe, insomma. Molti no. hanno paura di questo, che serva a evitare magari una punizione più severa. Ma lui già se facesse il rito abbreviato avrebbe comunque un terzo di sconto di pena, quindi fondamentalmente fa parte della legge. Quello che dico ogni volta, un conto è il delitto, un conto è la vicenda processuale. Quindi il delitto ormai c'è stato, lui farà la sua vicenda processuale, farà valere i suoi diritti in tribunale. Ringraziamo il cielo, siamo in una società che ancora c'è, insomma, la Costituzione, si può comunque appellarci a uno stato di diritto, calcolando che c'è gente che ha l'ergastolo e probabilmente è innocente, cioè, senza far nomi, però io vedo come la penso su una certa persona. Quindi a me, se uno, un conto è purtroppo è il delitto, un conto è la vicenda processuale. Poi, se vogliamo crocifiggere le persone, linciarli in piazza e farli sgranare, saremmo un popolo civile, il Colosseo, a me va benissimo. Cioè, io, volete la lotta tra leoni e ergastolani, va bene, che problema c'è? Si fa, va benissimo. Il discorso è, non siamo quella società lì, non lo siamo più, a Roma era così, ok? Aveva pro e contro, avevano l'acqua calda, avevano le terme. E poi, dopo Roma, ci sono stati i barbari e quindi c'è stato un declino dell'impero romano. Abbiamo perso un po' di usanze, tra cui quella del Colosseo. E è andata così. Quindi adesso c'è la Costituzione e bisogna sapere che c'è un impianto di norme fatto proprio per essere garantisti all'inverosimile. Lui avrà l'infermità mentale, semi-infermità mentale. Cos'è l'infermità, semi-infermità mentale? Non è che se uno è scemo allora ha l'infermità mentale, perché Benno, quel ragazzo lì che a me, ecco, quella è una delle condizioni che dicevo prima, dove dici cavolo, però, cioè, l'hanno un po' portato al limite quel ragazzo, ok? Lì a un certo punto io mi stava da uno che comunque certe cose l'ha studiate, la sua confessione quando scoppia a piangere non è un ragazzo che ha lucido che ha ucciso e poi si è vergognato di quello che ha fatto, una persona malata, ok? Era un malato che è stato portato all'inverosimile. Non vi voglio, guardate Un giorno in pretura, sono due puntate, guardate in modo laico, senza preconcetti, quei ragazzi lì, e cercate di capire. Lui poi non gli hanno dato l'infermità mentale, nella semi-infermità mentale gli hanno dato l'ergastolo, va bene, va benissimo, accetto, però io lì ho visto una persona malata a tutti gli effetti, che purtroppo era in un contesto dove era bene non ci stesse, ok? E mi chiedo qui. Lo stesso, se lui viene fuori che non che era malato di mente, perché non è il concetto di essere malati di mente, è il concetto di essere in quel momento lì in grado di intendere e di volere. È quello che è lì la difficoltà della perizia psichiatrica, ok? È quello di capire non tanto se una persona è malata, ma se in quel momento lì era in grado la propria volontà di essere superiore all'impulso o di essere, cioè, quindi di non esserlo, o se la cosa era programmata oppure dovuto tutta a una sorta di delirio dove lui non vedeva più, ma era il demonio che glielo faceva fare, ok? Poi su questa questione del demonio si è aperta anche un'altra questione tipo Rosa Rossa, non so se lo sai, ma c'è tutta, essendo Elena che si è presentata con una felpa, che poi è una felpa della trap,
è una felpa con la stella rovesciata. Cioè, è partito un po' una sorta di ricostruzione complottista della serie Rosa Rossa, che riguarda un po' tutto ciò che è strano in questo delitto, perché è il delitto giusto al momento giusto per alcuni. Viene visto che, appunto, essendo il 25 giorno giorno contro la violenza sulle donne, capita un po' a fagiolo, che comunque è avvenuto l'11 di novembre, e il corpo è stato ritrovato il 18, che sono due date pagane. Una è l'Artio e l'altra è il giorno del Sambuco. No, scusa, no, il Sambuco è il 25, il 18, Artio, quindi Artemide, e l'altro è... Non ti posso aiutare, non lo so. Sacellus, e quindi sono due date pagane, cioè sono due date che ci sono solo quelle, non è che dici c'hai 11, 12, 13, no, c'hai 11 e 18, quindi è partito un po' una ricostruzione tipo Rosa Rossa, che poi sono andate anche a vedere il padre, cosa di lei, cosa faceva, e quindi c'è tutto un discorso franzoniano dietro, che appunto lì non mi esprimo, però sapete che comunque io anche su questi aspetti mi piace un po' indagare, e la lascio lì, non mi esprimo. E la felpa però che aveva lei è una felpa, cioè non è una felpa satanista classica, è una felpa di una ditta che fa vestiti per skater e per come si chiama, per quelli che fanno la trap, quella specie di rap che va ora tra i giovanotti. E poi lei è una ragazza si chiama Trap, sì. E poi lei è una ragazza che mette tutte queste croci rovesciate nelle foto, e vabbè, nel senso, ognuno la vede un po' come vuole. E volevo dire un'altra cosa che non mi viene in mente, però se te devi dire qualcosa, così mi importa. Non so come aiutarti. No, dico se c'è da qualcos'altro. Sì, comunque, anche se si parla di satanismo, io non me ne intendo di queste cose, però con il delitto di Giulia non può entrarci nulla il modo di vivere di Elena. Ribadisco, secondo me, lei non intendeva, sì, non c'entra con l'omicidio di Giulia. Qualunque abitudine avessero lei, il padre, purtroppo... Sì, non assolve. Sì, infatti. Il problema è quello, non dobbiamo assolvere Filippo prima di aver chiaro tutto, ecco, il contesto. Quindi sì. Sta attenti, aspettare che tutto sia chiaro e tutto sia... Sì, adesso verrà estradato, poi interrogato, ne sapremo di più, poi avremo anche la perizia sul corpo della povera Giulia, e si capirà di più, perché anche nel luogo dove viene aggredita, dove viene vista essere aggredita, viene ritrovato un coltello con la lama scheggiata, ma non credo che sia l'arma del delitto, lo stanno analizzando per vedere se è l'arma del delitto, ma non credo, lei probabilmente è stata accoltellata in seguito, non nell'aggressione. Visto una delle ricostruzioni che stanno facendo è che lei sia stata aggredita una prima volta vicino casa e poi riaggredita vicino a quell'azienda. Sì, quindi è difficile che quel coltello sia l'arma del delitto. Certo, però chiaramente che se lui... E se lui si è portato
dietro il coltello. Io non mi porto coltelli. Pare che avesse anche del nastro adesivo con cui l'ha imbavagliata. Pare, eh? Sono notizie un po' frammentarie, dobbiamo attendere la ricostruzione ufficiale. Lì, nel caso fosse così, la premeditazione c'è tutta. Se fosse così, poi magari non è così, dobbiamo aspettare. Sì. E appunto la situazione, appunto, dobbiamo ancora avere tutte le informazioni. Certo, è un caso, ecco, ci sono dei casi che sono dei disastri generazionali. Questo invece non è proprio un disastro generazionale, perché in realtà di ipocrita c'è poco, se non di quello che poi è uscito dopo, di varie, c'è gente che sarebbe bene parlare giusto su certi argomenti, e quindi non c'è un'ipocrisia di fondo che si è schiantata contro se stessa, come esempio a Palermo, o come erano le bestie di Satana anni fa, cioè dove c'è, cioè, un'intera generazione, o Pietromaso, ok, un'intera generazione che crolla su se stessa, no? In tutto un castello di forma e in assenza di sostanza, che poi crolla su se stessa, no? Qui è semplicemente è la banalità del male, cioè come l'amore possa essere il perfetto nascondiglio del male peggiore, e quindi è quello che deve rimanere come ricordo. Questo non vuol dire avere paura dell'amore, però è riuscire a capire e a saperlo riconoscere e a distinguere, far discernimento dell'amore dal male, che è una delle cose più difficili. Però la cosa principale non è tanto il concetto, e questo, su questo potrebbe aver ragione Elena, di dire non solo io per forza che devo capire che te sei sbagliato o te sei sbagliata, ma sei te che devi capire che potresti essere sbagliato. Ora da lì però di che solo un uomo è sbagliato è un po' quello... Va, sì. Per carità, si può anche dire va benissimo, cioè, va bene, ok, però nel senso il male esiste in tutti, esiste nelle madri, nei padri, nei nonni, nei parenti, nei vicini di casa, nelle persone che stanno male con se stesse, nelle persone che stanno male con gli altri, nelle persone che sembrano stare benissimo. Quindi e però spesso è riconoscibile, quindi al di là che uno lo può riconoscere nell'altro, ma anche se stesso deve capire che se ha un atteggiamento che non vedi che è lo stesso che hanno gli altri, è una domanda, fatela. Cioè, andare in analisi da uno psicologo non c'è niente che di vergognoso, eh? È un tabù, è un tabù, nessuno vuole andarci, perché sono tutti omessi di essere... Lo sai che prima all'università di psicologia, alla magistrale, quindi negli ultimi 2 anni, facevi analisi, cioè te andavi in analisi, perché capendo te stesso potevi capire meglio gli altri. Poi questa cosa è andata un po' in disuso, però sarebbe giù, cioè dovrebbe essere data la possibilità a tutti di poter usufruire anche in modo, cioè quasi, cioè come un aiuto di Stato, no? Dello psicologo, se non si può permettere. Quindi chi ha proposto questo, però lì si può anche trovare dei modi differenti per farlo, ok? Con delle agenzie psicologiche nelle scuole, anziché avere la lezione dove lo psicologo mi viene a spiegare una cosa che io non la capisco e non me ne frega nulla e non c'ho voglia, ma meglio che il bambino, il ragazzo possa avere la possibilità, prendendo un appuntamento,
strariservato all'interno della scuola di andare dallo psicologo, che sia dentro la scuola. Quello è molto, e anche lì il bidello, il professore, il preside, il compagno di classe dice: ho saputo che hai avuto questo problema a casa, perché non ne vai a parlare con me? A me, io che ho avuto la fortuna di avere al lavoro dei colleghi che erano psicologi e lavoravamo insieme, io stesso andavo, loro erano contenti che qualcuno si fidasse di loro e andasse da loro, come se come per un negoziante che vede che c'ha un amico che viene in negozio da lui, dice: vuol dire che non solo mi vuole bene come persona, come collega, ma anche fiducia nel mio, no, nel mio lavoro, nel mio negozio, nel mio ristorante, nel mio bar, ok? Quindi io penso che più che l'indottrinamento serva proprio la dare la possibilità alla persona di migliorare se stesso, che di essere indottrinati basta, ormai ti indottrina qualunque influenza. Il discorso è che questo indottrinamento non sia soltanto, capito, una cosa parata a pappagallo, ma che porti a un miglioramento, a una comprensione dei propri limiti. Alla fine è quello. Sì. E poi superarli, perché alla fine, se il tuo limite è non accettare la sconfitta, come giustamente dice Pasolini, e lì devi lavorare su quello. Certo. L'accettare il no come risposta. Ma infatti, guarda, io lo dico sempre ai figli de no, anche così sul nulla, gli devi dire. Che sapi, anche per cose stupide. Sì. Voglio la pasta al pesto? No, la pasta al pesto, pure questa, no, se no, no, la pasta al pesto no, perché no, punto. E senza neanche motivo, ogni tanto anche senza motivarlo, che magari lui sviluppa il discorso di: ma perché no? Allora è già un passo avanti, perché lui usa il cervello. Certo. Dice: ma perché mi dici no? Perché no? Capito? Però anche essere abituata al no, gli fa bene. Poi chiaramente sono persone che, vedete, hanno avuto no da quando erano piccini fino a e tuttora, e ancora non riescono ad accettarlo. Quello poi c'hai appunto delle situazioni dove non li scalfisci, ci sono dei problemi che, nonostante che sono tanti di quelli che ad esempio hanno le mani pesanti con le mogli, che ti dici: ma vai, sbagli. Eh sì, in effetti sbaglio. Però no, via, la devo menare. No, cioè non c'è verso. Questa gente... E lì poi subentra però anche l'altro concetto di dire: ma interrogati, no, se c'è un problema, non sei te, non, appunto, se l'altro ha nei tuoi confronti degli atteggiamenti. È capitato di avere delle donne che mi hanno picchiato, che erano manesche. Io una cosa che non tollero. Beh, no, è sempre violenza. Scusami, ma lo fai a casa tua così, certo. Non si fa. Eppure ci sono, cioè ci sono anche donne violenti. Cioè, purtroppo devi metterlo in conto. E lì, no, grazie. Eventualmente subito via. Certa gente, non esiste un motivo per cui devi menare una persona, cioè, non esiste. A maggior ragione in una coppia. Poi tu dici: uno mi aggredisce per strada, mi difendo, vai, ci sta. Ma nella coppia perché? Perché? Ma poi anche lì, aver paura. Perché uno dovrebbe aver paura se è amore? Infatti. E quindi queste semi, chiaramente son discorsi molto complessi, partono dall'educazione in famiglia, dall'esempio che si ha in famiglia, perché tantissimi, infatti, anche che poi hanno dei problemi di violenza domestica, vengono da famiglie con violenza domestica. Chi è figlio di genitori violenti accetterà
dal partner ogni cosa, in negativo chiaramente. Perché? Perché per loro l'asticella è lassù, cioè menare, prende a calci, a fare abortire a pedate, okay, ce n'è, eh? Dove poi le coppie stanno insieme anni, nonostante il marito abbia preso a calci la moglie, figli con le cicatrici addosso, no? Poi i figli crescono, si sposano, esempio la figlia si sposa, il marito fa cosa cavolo gli pare, tanto lei dirà sempre sì, che tanto finché non viene presa a calci per le scale è tutto normale. Quindi poi si generano tutta una serie di mostri. E poi spesso la cosa ancora più brutta è che il bambino che ha ricevuto violenza, se non matura interiormente, reagisce interiormente, troverà persone sempre tossiche che gli creeranno sempre un regime di, anzi, tante persone non conosceranno un rapporto che non sia conflittuale come il rapporto da cui vengono e non lo accetteranno. Io, esempio, avevo una fidanzata che mi diceva: ma com'è che voi a tavola non litigate mai? Perché devo litigare? Perché a tavola si litiga, no, a tavola si mangia, tanto si parla. Come andate? Allora di come li risolvete i problemi? I problemi non si risolvono litigando. Spiegavo, non c'era versi, faglielo capire. C'è tutto il giorno, proprio quando si mangia. Sì, sì, lo stesso, io avevo una vicina di casa giù in Abruzzo, la casa in Abruzzo, lei discuteva sempre di continuo col marito, la sentivamo, e beh, lei mi diceva a me, ma tu con tuo marito non ci discuti mai, meno male, scusa, non vi sentiamo mai litigare. Bene, preoccupati quando litighiamo. Partono i piatti uno dietro l'altro. Chiaro, un po', nel senso, è normale che ci sia, sì, no, una dialettica, è chiaro, però nel momento litigare si litiga, è normale, però non si deve, ecco, mancare di rispetto l'uno verso l'altro. Ma ci può anche essere l'alterco, no? Dove certo. ti sfoghi un po' perché magari vieni da un problema, cioè, va a capire, cioè, non è che da lì uno diventa un assassino, che poi si ingenera la paranoia, no? È normale mandarsi a quel paese, è normale dire hai rotto, è normale dire ma vattene un po' dalla tua mamma, è normale, sono cose normali. Altra cosa è se da lì uno usa la persona per sfogarsi, lì Esatto, anche comincia magari già a senza sbagliare. ragione. Cioè, io ho avuto un giorno brutto al lavoro, io quando ho delle giornate che sono stanco, dico oggi una giornata, ve lo dico. E finisce lì. Lei sa, quindi io vado, faccio la mia doccina, mi metto sul divano, sto un attimo in fase autistica. Poi, quando comincio a rinsavire, allora si ritorna, si chiacchiera, si osa. Però fino a che non mi sono stemperato, io dico, guarda, abbi pazienza, piuttosto vado giù in garage, mi metto a fare i lavoretti come Olindo e Romano. Faccio, capito, metto a sistemare la macchina, fa così. Guarda, ho bisogno di stare un attimino in decompressione. E lo dici, basta. Cioè, se uno c'ha è normale avere una giornataccia, è normale. Bisogna Certo. parlare, bisogna stare tranquilli, bisogna fidarsi dell'altro e far sì che l'altro sia, cioè, trovare persone che ti rispettino anche quando non sei sempre a 3000, sempre solare e smagliante. Come diceva un ragazzotto su una collina. Facile voler bene a chi ti vuole bene, facile pregare, no? Per chi ti vuole bene, non ci vuole nulla. Voler bene a chi, capito, non, sembra non meritarselo in quel momento lì, che è lo stesso, però questa cosa lì non deve essere appunto, quel poggi l'altra guancia peloso che non ti fa vedere che in realtà l'altra persona ti vuole male. Quindi, capito perché è molto difficile capire la situazione, perché Certo. ci sono delle situazioni che c'è un limite, ok? E ognuno deve porre il suo limite. Il problema è che tanti, se vengono da una situazione
violenta o comunque di una famiglia un po' sbandata, questo limite ce l'hanno oltre il margine di rischio. Certo. Abbiamo fatto 2 ore. È stato molto interessante, anche se si è sentito la mancanza di un vuoto incolmabile. spero che Angelo torni presto ad illuminarci con la sua presenza. Sì. direi di chiudere qui la trasmissione, che dici, Luca? Va bene, va bene. Se poi chiaramente noi appunto bisogna intanto mandare un grosso abbraccio alla famiglia, io penso, perché appunto no, Sì, sta ancora assolutamente. in divenire e quindi Sì. è anche spiacevole parlarne. Ci sono tante dietrologie e ricostruzioni, si è acceso un grosso dibattito intorno ad esso. Ci sono, vedete, posizioni che hanno legittimità e illegittimità, fra virgolette, cioè ci sono cose appunto che sono giuste, altre che sono un po' così. Però è importante comunque parlarne in ogni Sì. caso, con il proprio punto di vista e cercando di arginare questo fenomeno, se è possibile Sì. arginarlo in qualche modo. Perché come abbiamo visto c'è una mascolinità forte e violenta che potrebbe derivare però da una mascolinità molto debole e, fra virgolette, castrata. Un'altra questione, ecco, che volevo dire. Una delle leggi più note che abbiamo, che è uscita ultimamente, è proprio quella dello stalking di cui parlavamo prima. Purtroppo, in tanti casi, pur essendo giusta, ok, io non sindaco su cui la legge era giusta. Il discorso qual è? È che questa è una riflessione, non è, no, è solo una riflessione. Purtroppo, per certe persone è stata vista come un impedimento, ma non un monito. Di dire, ah, quindi te mi hai lasciato. Mi hai ferito, io continuo ad amarti e cerco di essere romantico facendo appunto pedinamenti, roba del genere, forma di romanticismo un po' distorto. Mi dai dello stalker, allora non è che mi spavento e mi ritraggo e getto la spugna, no, aumento il tiro. Capito? Quindi è stato visto come soltanto un ostacolo da superare, facendo di peggio. Quindi è quello il problema che è da lì il concetto di mascolinità debole, di dire fai il forte, cioè usi la forza fisica ma non quella mentale, perché infatti è quello, cioè distruggi te stesso spacciandolo per coraggio, andando verso il carcere, perché quella strada lì porterà solo al carcere. Certo. Perché te non sei in grado di dirti no, basta, fine. Capito? Non hai la forza di accettare che è finita. Quindi è questa questione qui che è molto, appunto, tocca il problema su tutti e due i fronti, è lì, ma è anche visto al femminile, correggimi se sbaglio, è il concetto della donna che, vuoi per orologio biologico, vuoi per altri motivi, dice, ah, devo stare con lui perché senza di lui non mi vuole nessuno e si autodistrugge nei peggio modi, oppure anche lei diventa violenta, stalker, oppure va all'autodistruzione con comportamenti devianti, perché c'è anche quello, Sì, capito? come no, certo. Quindi Certo, c'è anche questo. sono poi due comportamenti che tra l'altro non sono neanche perfettamente speculari, perché l'uomo
è per natura più facilitato a continuare ad aggredire quella donna. La donna invece è cioè, più facilitata a far danni in altre parti, ok? Cioè, paradossalmente, però è difficile che l'uomo, cioè, poi cioè, quello che è bello e rimorchia dove vuole, buon per lui. Mentre la donna, diciamo, un pochino più facilitata a trovare altre, no? Altre. Ed è quello che poi fa imbestialire l'uomo. Ed è quello uno dei trigger peggiori, cioè il fatto di dell'uomo che percepisce questo concetto qui, lo esaspera, dice, e infatti se te vedi tutti quelli che poi fanno mestiere sono quelli che pensano così, che dicono, vedi la donna, lei può avere tutti quelli che vuole, io invece sono solo come un cane, e allora, capite? È quello quel pensiero macabro che viene fuori dall'uomo. Dalla donna, invece, farà più altri pensieri. Farà, ad esempio, quello che non continuerà ad amarlo, no? All'inverosimile, allora nel frattempo, siccome ama lui, si autodistrugge con comportamenti assurdi. E poi vedi post strappalacrime, che sì, mi diverto ma ti amo ancora, no? Quei concetti lì che vabbè. E poi cosa succederà? Che porterà il fantasma del vecchio amore in tutte le storie che troverà, sì, creando altre storie tossiche e così via. Quindi rovinando altre storie che invece potevano andare bene, chiaramente. Esatto, quindi sì, insomma è tutto molto, cioè non sono situazioni semplici che puoi risolvere con una legge, capito? Sì. Quello è il discorso, pensare che con una legge risolvi le cose, no? Neanche la pena di morte ha diminuito i delitti. Assolutamente, non è un deterrente. Quindi neanche quella può essere un deterrente, quindi. Ah, si saluta con la tromba e con l'imbuto? Beh, sì. Se è tardi, no. Com'è? Se è un cane, bau. Se è un gatto, miau. Se è tardi, ciao. Quindi abbiamo fatto il playback di Angelo. Ok, e speriamo torni presto, ma sicuramente sarà presto con noi. Allora, una buona serata a tutti quanti. Alla prossima. Ciao.